Bentornati sul canale, oggi nuovo video. Voglio iniziare con voi una rubrica nuova, che è una rubrica che in realtà su internet ormai spopola, però io non ho mai fatto video di questo genere, forse ne avrò fatto uno, massimo due, e si tratta appunto dei prodotti comunici che potete trovare ai supermercati e ai discount. Però quello che voglio fare io è raggruppare più prodotti possibili all'interno di un video di tanti discount. Quindi oggi voglio iniziare appunto con una categoria che è quella degli shampoo, poi vorrei fare quella delle creme, delle acque micellari, insomma raggruppare il più possibile dei prodotti con buon inci bio e con un inci accettabile. Non so se è stato chiaro quello che in realtà vorrei fare, però insomma iniziamo che forse è meglio. Oggi appunto questo video parlerà di tutti gli shampoo barra balsami che potete trovare ai supermercati più conosciuti e che sono bio, con buon inci e con un inci accettabile, quindi che non sono completamente biologici. Quindi iniziamo subito. Ultimamente, avendo più tempo, mi sono trovata un po' più in giro e quindi ho potuto dare un'occhiata un po' più precisa a questi prodotti, come per esempio alla Lidl. È nato un nuovo marchio biologico di prodotti cosmetici che si chiama PH Bio, e di questa linea, che è una linea molto vasta di prodotti, abbiamo anche due tipologie di shampoo, che sono lo shampoo al timo e lo shampoo miglio e avena, se non mi sbaglio, sì. Allora, io ne ho acquistato uno che è quello al timo per capelli grassi. Qui dice per capelli grassi e con forfora, con estratti 100% bio, privo di parabeni, paraffine, oli minerali, eccetera, eccetera, Schlesberg, eccetera. Allora, l'ho appena comprato, ho provato una sola volta e devo dire che lava abbastanza bene, fa una bella schiumetta. Questo è un prodotto ovviamente completamente naturale, quindi un inci perfetto, è tutto verde, e questo è uno dei tanti shampoo che potete trovare appunto all'interno di questo discount della Lidl, che ha un buon inci. Sempre alla Lidl, fa parte di CE Natural, trovate questo shampoo qui alla rosa. Allora, è difficilissimo da trovare, per esempio nel mio Lidl che si trova qui nel mio paese non c'è, non lo riesco a trovare. Ovviamente più il Lidl è fornito più riuscirete a trovare questo shampoo. È uno shampoo alla rosa molto delicato e anche questo ha un buonissimo inci perché fa parte appunto della categoria naturale. Il prezzo di questo shampoo della PH Bio è di 2,99€ per 250 ml, mentre il prezzo della CN Natural, CN Natur, è 1,79€, quindi è molto più basso. Passiamo ad un altro prodotto invece che ha un inci accettabile, che non ha un inci completamente perfetto, e si tratta praticamente della nuova linea naturale, tra virgolette, della L'Oreal, che si chiama L'Oreal Botanical Fresh Care, e ha fatto vari shampoo per varie tipologie di capelli. Allora, l'inci non è perfetto come vi dicevo, però non è neanche malaccio, rientra tra quelli con un inci accettabile, e hanno fatto una vasta gamma di prodotti per capelli che io al momento non ho ancora provato. Se voi li avete provati fatemi sapere qui sotto, perché mi incuriosiscono parecchio, anche se il prezzo secondo me è un pochino alto per la tipologia di prodotto, perché se mi fai un prodotto che non è naturale e me lo fai pagare così tanto, per me non ha molto senso. Ecco, a sto punto, se mi devi far pagare un prodotto così tanto, rendimelo almeno perlomeno con un inci buono, tutto verde. Però vabbè, è così, non lo so, tecniche di mercato. Questo qui lo potete trovare ovunque, lo potete trovare alla Coop, all'Ipercoop, ovunque veramente i prodotti della L'Oreal. Se non riuscite a trovarli nei supermercati potete tranquillamente trovarli online su Amazon o su Maquilaglia, e anzi su Maquilaglia sono anche in offerta. Passiamo invece adesso a dei prodotti che fanno parte di una linea naturale della Coop, che sicuramente avrete sentito parlare ultimamente, che è Naturaline, ed è praticamente prodotto in Svizzera. In questa linea ci sono vari prodotti per capelli, per corpo, per viso, un po' tutto, e ci sono anche degli shampoo molto molto buoni. Devo dire la verità, io ne ho provato uno per capelli grassi e devo dire che ha fatto il suo effetto, insomma, è molto molto buono. Anche questi hanno un certificato
EcoCert, sì, certificato EcoCert, e prezzo veramente molto piccolo, sono facilissimi da trovare, ovviamente solo alla Conad. Passiamo ai discount acqua e sapone, Tigotà, Ipercop, insomma queste cose qui. Allora, uno shampoo molto buono, che è anche ottimo perché è certificato IGEA, quindi è completamente naturale, è quello della Vital Care Natural Bio, che è certificato IGEA, è senza SLES, senza PEG, senza siliconi, senza coloranti, è veramente un ottimo shampoo ed è alla vena e camomilla, se non mi sbaglio, sto leggendo perché non mi ricordo tutte queste cose, è per capelli, se non mi sbaglio, secchi, sì, e il prezzo è di 3,60€ per 250 ml di prodotto e lo potete trovare da Ipercop, da Acqua e Sapone e da Tigotà e anche allo Shan, se avete lo Shan vicino da voi. Un altro shampoo è quello della Mil, credo si chiami così, e fa parte di una categoria anche questo naturale, completamente naturale, e, con estratti di tè verde biologico, oli essenziali di verbena, estratto di proteine del riso, aloe vera biologica, glicerina, tensioattivi vegetali e un profumo 100% naturale. Ed è disponibile anche in varie versioni, all'aloe se non mi sbaglio e all'olio di lino. Ed è reperibile anche questo nei supermercati Ipercop, poi nei discount Acqua e Sapone, Tigotà e anche all'Ocean. Il prezzo è un pochettino più alto rispetto al resto, si tratta di 5€ per 300 ml di prodotto. Un altro shampoo, anche questo naturale, è quello della Winnis. La Winnis fa dei prodotti per la casa e ha tirato fuori anche questo shampoo, che però non ho sentito parlare molto bene, dipende un pochettino dal cuoio capelluto, ecco, perché è molto importante anche che siano buoni questi prodotti. Per esempio a me non è piaciuto per niente, e è certificato IGEA e vegan, ovviamente è un buonissimo prodotto, e, però magari per il mio tipo di capelli non va affatto bene. Anche per quanto riguarda questo tipo di prodotto si tratta di 4€ per 250 ml, quindi è un prezzo un pochettino alto rispetto a tanti altri prodotti. Anche questo lo trovate da Tigotà, da Acqua e Sapone, lo trovate anche da ProShop, se avete ProShop da voi. E poi un altro prodotto, un altro shampoo con un ottimo inci, questi sono tutti prodotti bio per esempio, è quello della Eco Personal, ovviamente è un buonissimo shampoo certificato IGEA, vegan, con tanti estratti biologici, e ci sono varie tipologie di shampoo per varie tipologie di capelli. Questo qui lo trovate solo da Tigotà e il prezzo è di 3€ per 500 ml ed è un buonissimo prezzo secondo me perché è molto generoso. Poi abbiamo i prodotti della Omnia, che sono degli ottimi prodotti. Io ho provato tantissimi prodotti di questa marca, come per esempio il detergente intimo, le creme, sono veramente ottimi. E gli shampoo anche sono molto molto buoni e sono presenti per ogni tipologia di capelli. Anche questi sono certificati, quindi potete andare tranquilli. Il prezzo è di 4€ per 250 ml. Ovviamente per tutti questi prodotti che vi sto elencando della linea bio, quindi vi ricordo tutti questi che vi sto dicendo, hanno appunto in accoppiata il balsamo, quindi inutile che ve lo dico perché comunque sono buoni. Anche i balsami di queste linee che vi sto elencando sono ottimi perché biologici. Un classico, ecco, uno shampoo classico che io ho amato, veramente ho amato, perché l'ho usato per tantissimo tempo, poi ho smesso perché purtroppo mi era difficile comprarlo sempre, è quello della Vivi Verde Coop, lo shampoo delicato per tutti i tipi di capelli. Mi è difficile comprarlo perché ho l'Ipercop molto molto lontano da casa mia, quindi insomma non lo posso prendere sempre, però per un periodo lungo di tempo ho utilizzato solo questo e mi ci sono trovata veramente veramente bene. Costa pochissimo, se non mi sbaglio 2,99€, adesso qui non c'è il prezzo, comunque costa poco e sono sempre 250 ml. Un altro prodotto che è anche buono, devo dire non è male, è lo shampoo dell'Equilibria Alcarité per capelli secchi. Questo non è proprio
proprio proprio completamente verde, però ha un buon inci, lo potete trovare ovunque, veramente ovunque. I prodotti dell'Equilibria, in particolar modo, se non mi sbaglio, si trovano al Conad. Anche questo veramente sembra un buon shampoo per quanto riguarda la formulazione. Un altro che si trova solamente al Tigotà però è Biolis. Biolis è uno shampoo dal prezzo bassissimo praticamente, costa pochissimo e lo trovate sia al karité che all'avena, quindi è un prodotto per capelli idratante, non è adatto a capelli grassi. Non so se c'è una linea per capelli grassi, qui però mi dice che praticamente c'è soltanto al karité e all'avena. Un altro prodotto, un altro shampoo che fa parte di una linea molto interessante, devo dire, la potete trovare da Acqua e Sapone e da Tigotà, è Biofa, credo si chiami così, Nature Biofa, credo si dica così, cioè la PH. E ho visto tanti prodotti di questa linea, creme, shampoo, bagnoschiuma, veramente tanti prodotti che io personalmente non ho ancora provato ad utilizzare, ma voglio assolutamente provare. E c'è questo shampoo che sembra anche un ottimo shampoo, ovviamente è, come vi ho detto, il bio, quindi potete andare tranquilli per quanto riguarda l'inci. E un altro, vado più veloce perché sennò questo video dura veramente un'eternità perché sono tanti. Poi andiamo sui classici, in realtà da supermercato, che non sono biologici ma che hanno comunque una buona formulazione, ne avrete sicuramente sentito parlare, si tratta degli Ultra Dolce. Gli Ultra Dolce alle 5 piante, che è quello che io utilizzo spesso e volentieri, mi ci trovo molto bene perché diluito questo shampoo lava benissimo e lascia i capelli molto leggeri. Poi c'è quello alla camomilla, c'è quello al cocco che è anche buono e poi c'è, sempre di questi prodotti da supermercato, c'è anche lo shampoo della Fructis, che se non mi sbaglio è quello puliti e brillanti. Idem di questo shampoo c'è anche il balsamo, che è buono. Mentre per quanto riguarda quelli della Ultra Dolce, i balsami invece non sono proprio dell'Ultra Dolce so che è buono come balsamo quello alla mandorla. Sì, quella alla mandorla credo che sia un buon balsamo. Comunque di balsami al supermercato buoni ce ne sono molti, ecco. Basta leggere se ci sono o no i siliconi o i parabeni. Adesso quasi tutti i prodotti li stanno eliminando e quindi questo è un'ottima cosa. Ovviamente si parla di un inci accettabile, non si parla di prodotti biologici, però comunque se volete andare su prodotti biologici, alcuni di questi ve li ho detti dove poterli trovare. Adesso è veramente facile trovarli, fortunatamente, ecco. Poi invece se avete la fortuna di avere Natura Si vicino, ecco lì proprio potete scegliere tutto quello che volete perché i prodotti sono tutti biologici e potete trovare anche prodotti della Lavera che sono difficili da reperire in giro, mentre alla Natura Si fortunatamente si trovano. Ovviamente il prezzo è un pochettino più alto, costano di meno su internet, però vabbè, se non volete pagare le spese di spedizione in realtà vi conviene comprarle al Natura Si. Penso di avervi detto tutto. Scontato, ci sono prodotti dei provenzali, tra cui gli shampoo che sono anche buoni, ma io personalmente vi dirò, non mi piacciono i prodotti dei provenzali. Ho provato un prodotto per capelli grassi e mi prudeva da morire il cuoio capelluto, l'ho trovato molto aggressivo. Non mi è piaciuto molto, quindi per me è no. Poi se voi avete utilizzati, fatemi sapere se tra questi, tra le nuove linee, magari c'è qualcosa di un po' più delicato che pulisca bene il cuoio capelluto. Penso di aver finito, penso di avervi detto sì tutto per quanto riguarda gli shampoo. Questo è tutto, spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Se volete altre tipologie di questo video fatemi sapere perché ho tantissimi prodotti da elencarvi. Volevo parlarvi di acque micellari e di struccanti perché sono arrivati tantissimi prodotti nuovi in giro nei supermercati. Volevo parlarvi anche delle creme, volevo parlarvi anche dei prodotti per la casa naturali o comunque formulati bene. Quindi fatemi sapere se volete altri video di questa tipologia, scrivetemelo qua sotto.
usato, datemi qualche consiglio, se ho dimenticato qualche shampoo, se volete consigliarmi qualcosa scrivetemelo giù nei commenti. E mi raccomando, lasciatemi un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, iscrivetevi a Instagram, ho anche un Instagram che purtroppo non pubblicizzo quasi mai, dove pubblico spessissimo delle foto, dove pubblico appunto i nuovi video che sono stati pubblicati, quindi seguitemi anche lì perché mi farebbe molto molto piacere. Tutto ciò che vi ho elencato lo trovate anche sul mio blog, quindi ho ripreso a scrivere anche sul blog, spero che vi faccia piacere perché io sono contenta di essere tornata e spero di rimanerci questa volta il più a lungo possibile perché mi sono assentata, lo so, per molto tempo, mi dispiace, ma ho avuto tanti problemi, il lavoro mi ha tolto tanto tempo e vabbè, poi magari di questo ne parleremo in un altro video così vi spiego anche quello che sta succedendo perché stanno cambiando molte molte cose. Niente, io vi saluto adesso, un grossissimo bacio, ciao!